E iscritte e iscritti, ho visto che fra di voi ci sono anche dei ragazzi e io li ringrazio tanto e spero che vi seguiate sempre. E niente, questo è un prodotto di make up. Allora, vi faccio un po' vedere di che cosa si tratta. Vedete? Vedete? Qui fa vedere un po' più o meno si ha un'idea su quello che parla in questi opuscoli. E qui c'è tutta una vasta gamma di prodotti. Magari se vi interessa mettete pausa. Allora, io gli opuscoli li ho selezionati in questa cartella, non ci fate caso, di Topolino, perché vabbè, l'avevo che non serviva a mio figlio, quindi non sapendo dove mettere gli opuscoli perché hanno gli anelli, li ho messi qua, vedete? Vabbè, qua. E siamo arrivati all'opuscolo numero, mi sembra, 17, sì, 17. Il prossimo opuscolo che esce ogni mercoledì, uscirà questo ombretto, ve lo faccio vedere, questo qua, molto molto bello. Ora vi faccio vedere più o meno diciamo tutti i prodotti che io ho man mano utilizzato, che ho raggruppato, ecco. La Beauty Collection ha fatto anche questo beauty, appunto, per inserire tutti i prodotti che poi sono usciti e che usciranno. Si apre così, ha anche un gancio da poter metterlo in bagno, con questo gancio si apre così e troviamo tutte cose di make up. Vedete qui, questa è una tasca con cerniera e qui ci sono degli elastici da poter inserire matite, rossetti e quant'altro. Allora, vi faccio vedere finora cosa mi è uscito da questi opuscoli. Allora, c'è, partiamo dal viso, abbiamo un blush, questo qua, lo faccio vedere, e non è molto chiaro, è abbastanza scuretto, però poi messo sul viso è chiaro, diciamo, non è molto scuro, vedete? Mi scuso con la luce, ma purtroppo è sera, quindi spero che si possano vedere i colori. Poi, ancora viso, abbiamo questo duo di blush che ecco, non riuscivo ad aprire, e abbiamo un rosino un po' più chiaro e un color pesca un po' più scuro. Vedete? Vi faccio vedere col dito, può darsi che riuscite a vedere. Penso che così si vedano. Poi abbiamo un altro fard blush, questa volta è diciamo singolo, fatto così, ed è un marroncino, niente di straordinario, ecco, vedete, marroncino. Poi, sempre per quanto riguarda i blush, c'è un altro blush in crema, e questo è proprio l'ultimo che
mi è arrivato, diciamo, che ho acquistato, ed è un blush in crema, appunto, questo rosa, molto molto bello questo qua, è molto cremoso, che magari questo qui, aspettate, forse si può usare anche come ombretto volendo, o come diciamo come sulle sopracciglia, qui vicino al viso, come sulle guance, ecco, non mi veniva il nome. Così. Poi, e per il viso penso che ci siamo. Poi, per quanto riguarda gli occhi, ci sono delle matite, che io queste però le ho usate. Queste qua sono uscite, la prima uscita praticamente, e abbiamo un blu nero, poi abbiamo un marrone, da quest'altro lato abbiamo un grigio e un verde. E questi sono i colori. Vedete? Ecco, forse così. Poi, sempre gli occhi, è uscita la matita, questa nera, molto bella, molto scrivente, vedete, questa è quella nera, insieme al mascara nero, ovviamente, che si presenta così, con il suo applicatore così. Eccolo qua. Poi, ancora matita, sempre per occhi. Questa è un bronzo, più che bronzo, sì, un marroncino così, con il mascara diciamo dello stesso colore, che a volte escono, vedete, escono o due o un prodotto, e questo è il mascara, che con un marrone che non si vede, ma vedo di farvi vedere con uno swatch il colore. Vediamo un po', sembra nero ma in effetti è marrone, vabbè, non si vede bene, comunque è un marrone. Poi, ancora occhi, parliamo di ombretti. Ci sono gli ombretti in diciamo in crema, col bronzo e con l'argento. Vi faccio vedere. Intanto mi scuso per il mio viso, ma fa caldo e non mi andava di truccarmi, sinceramente. Allora, questo è l'argento e questo è il bronzo, vedete? Poi, sempre di occhi, abbiamo degli ombretti, delle palette di ombretti, due palette di ombretti, no, e due, una sui toni un po' più
tenui, diciamo. Questa qua, che questa se non erro è stata la seconda uscita. Vedete? Mentre l'altra è con i toni un po' più freddi, dove appunto abbiamo i grigi, i blu, i bianchi, il bianco, il dorato, non lo dorato, l'argentato, il grigio glitterato, un grigio che, questo qua è bello, è un grigio che ha delle, dei riflessi lilla, molto molto bello, e ognuno ha anche il suo applicatore. Poi, passando alle labbra, c'è questo matitone a due punte che da un lato è questo bellissimo color marrone, che però va bene anche con i colori sul pesca non molto chiaro, e dall'altro lato abbiamo un bianco abbastanza shimmer, molto molto, sì, molto shimmer, vedete? Spero che vediate. Poi, ecco, si è rovinata anche la punta. Poi, cos'altro c'è? La matita per labbra, sempre a due punte. Da un lato abbiamo, dove lo faccio? Qui, un marroncino chiaro, e dall'altro un marroncino un po' più scuro. Eccolo qua. Vedete? Marroncino un po' più chiaro, marroncino un po' più scuro. Poi, sempre labbra, c'è questo gloss, sempre col solito applicatore. Vi faccio vedere il colore, che è abbastanza bello da mettere insieme a una delle matite che vi ho fatto già vedere, in particolar modo questa che vi ho fatto vedere. Ecco qua, colore va molto bene con questo colore di matita qua, secondo me. Poi, sempre di labbra, ultima cosa per quanto riguarda le labbra, c'è questo rossetto che devo dire io ho usato più di una volta, è un bellissimo colore ed è, come dire, un bordeaux con dei riflessi dorati, che sono sicura che nella telecamera non rende. Ed eccolo qua, molto molto shimmer, molto bello, come potete ben vedere, molto coprente. Passando alle mani, per quanto riguarda le mani, sono usciti gli smalti, quattro tipi di smalti, fra cui due su un diciamo su un'uscita e l'altra su un'altra uscita, e ci sono questi due, che sono un bianco perlato, vediamo un po', un bianco perlato e un rosa per, diciamo, non, no, questo non è perlato, è un rosa color carne, molto bello. E ci vogliono tutte e due le due passate, come anche questi qua, però devo dire si asciugano abbastanza velocemente. Questo è un bronzo molto bello con dei riflessi dorati, mentre questo è un bianco perlato. Questo scusate, questo non è perlato, questo è matte, mi sono confusa, e questo invece è perlato. Sembrano uguali, ma vi assicuro che non lo sono. Forse un po' così riuscite a vedere. E niente.
Questi sono tutti i prodottini che mi sono usciti da ben 18 opuscoli, se non erro. Spero di continuare a farcela. Aspettate, ho dimenticato un gloss. Questo glossino a tubetto, mi dimenticavo uno, sembrava strano. Questo qua è un bronzo con dei riflessi argentati. È molto bello questo, veramente molto molto bello, molto shimmer, e che dire, vi faccio vedere, vedete, è un colore abbastanza, forse ne ho messo troppo, vedete, molto molto coprente. Come potete vedere è molto scrivente, non solo è coprente, è molto scrivente. E l'unica cosa che mi dà mi fa rimanere un po' perplessa è l'odore di questi prodotti. Io ho letto di questi prodotti e non credo che siano tossici. Io poi non ne capisco tanto di inci, in verità. Magari se riuscite a leggere, forse qui non si riesce a leggere gli inci, i prodotti, l'inci, se c'è, non so neanche se questo siano inci, non li capisco neanche, quindi se c'è qualcuna che capisce questo tipo di inci, magari fa uno stop e se li legge e me lo fa sapere. Però devo dire che io le cose che ho usato finora sono state il rossetto, il gloss, matita, questi ombretti in crema e qualche blush. Più o meno diciamo che ho utilizzato qualche prodotto anche per la curiosità di vedere la tenuta, eccetera eccetera. Comunque io spero di esservi stata d'aiuto, anche perché questo è stato un video richiesto, me l'hanno richiesto sul video precedente. E che altro, vi aggiornerò man mano che arriveranno altri opuscoli. E devo dire che questi opuscoli non solo parla di make up, ora ve ne prendo una a caso e vi faccio vedere più o meno di che cosa sto parlando. Allora, questi sono gli opuscoli, vedete? All'interno c'è un indice abbastanza grande e vasto, nel quale parla di capelli, make up, parla di pelle, di tipo di fondotinta, quale usare, quale magari chi è bionda, chi è bruna, quale colore sta bene o quello che non sta bene, anche dal tipo di diciamo di forma del viso, taglio di capelli, colore di capelli, taglio di occhi, eccetera eccetera. Vedete, vi faccio vedere più o meno, qua parla addirittura della forma fisica, della pelle, vedete, dei capelli, poi magari vi dà anche qualche consiglio di come usare i prodotti che escono da questi opuscoli, vedete, qua parla di capelli, quali prodotti usare per l'estate.